faccio vedere questo pacco che mi è arrivato da AliExpress. Come vedete qui c'è scritto Dokibook. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, questi vabbè sono dei calendari e niente. E ho preso l'agenda su AliExpress, appunto. La faccio vedere. Ok, allora, ed eccola qui. Ho preso appunto la Dokibook su AliExpress ed è bellissima. Cioè, guardate quanto è bella. Ho preso il formato A5 e l'ho preso con l'elastico. In realtà ero molto indecisa se prenderla con l'elastico oppure col bottone, però alla fine ho preferito prenderla con l'elastico e niente. Eccola qui. Adesso vi faccio vedere com'è all'interno. Allora, questa qui tra l'altro è la mia primissima agenda. Io non ho mai avuto un'agenda, quindi sono molto emozionata. Comunque vi faccio vedere. Allora, questo qui è l'interno. Allora, come vedete, appunto, gli anelli sono dorati. E vabbè, qui c'è la protezione. E si aprono così. E niente, allora, qui ci sono le varie taschine. C'è questa, quella grande. Poi questa e questa altra due più in basso. Poi, da quest'altra parte invece, c'è questa tasca grande e quest'altra laterale. Questa qui è un po' difficile da allargare comunque. E infine c'è il posto per la penna, insomma, che è in elastico. E niente, molto molto carina. Qui tra l'altro l'interno è bianco, come vedete, e qui invece riprende il colore menta, diciamo, dell'agenda. E qui c'è anche scritto Dokibook. Nulla, è carinissima. Adesso vi faccio vedere quello che c'era all'interno, oltre all'agenda. Allora, mi hanno messo anche questi qui, che sono degli stickers un po' retro, diciamo. E poi questi qua, super colorati, tutti a pois. Ci sono i pallini più piccoli, quelli più grandi. E sono 6 fogli. Poi mi hanno messo ovviamente i divisori, che ve li faccio vedere. Eccoli qua. Allora, questo è il primo divisorio che dice "This is not just a book". Poi questo qua è bellissimo, con tutti i fiocchi di neve. Sono dorati, appunto. Questo super bello con le righe. Poi questo con la scritta "Hello", il cuore. E questo tutto qua. Quello, sono carinissimi. Poi mi hanno messo anche questa qui, che è una bustina, diciamo, trasparente, opaca, che appunto da inserire nell'agenda per metterci quello che volete, insomma. Poi mi hanno messo anche il righello, che arriva fino a 20, e tra poco ho scritto "Today" con il cuoricino, ed è tutto a pois, è bellissimo. E c'è anche la protezione dietro da togliere. Poi c'è il calendario, che vabbè, del 2017, niente, ed è tipo in plastica rigida. E poi mi hanno messo anche i fogli, che però questi qua sono a parte, nel senso che potete acquistare questa agenda senza fogli, senza refill, oppure con i refill, diciamo. Io ho preferito prenderla anche con i fogli, anche se comunque penso che poi non sarò sempre questi, insomma, cambierò. Comunque, vi faccio vedere anche i fogli. Allora, ci sono questi che sono a quadretti, poi ci sono questi con tutti i pallini, sono tutti puntinati, come vedete. Poi ci sono questi a righe e anche fogli bianchi, semplici. E niente, questi appunto sono i fogli.
diciamo che non sono proprio bianchi bianchi, ecco, sono un po' beige, diciamo, come colore. Adesso cerco di rimetterli a posto. Quindi questa è l'agenda e nulla, spero che questo video insomma vi sia piaciuto e mi raccomando, se ancora non siete iscritti iscrivetevi e mettete like e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!